Ci siamo. Semplicemente dirvi che sono molto onorato di essere qua in questa casa, diciamo, insomma, di Bari, per presenziare questa cerimonia toccante, perché al di là di essere interista, sicuramente per me super umano è sicuramente un momento molto toccante, e mai come oggi credo il valore della memoria sia un valore assolutamente privilegiato, nel senso che ricordare Angelo Moratti, io ero bambino e quindi non l'ho chiaramente conosciuto di persona, ho avuto modo di conoscere il presidente Massimo, e quindi quando ero ragazzino, la prima Inter che avevo San Siro era quella degli anni 60. Quindi ci tenevo ad essere presente sia proprio sul piano personale e anche a dare la testimonianza dell'Inter di oggi, che esiste proprio perché è sotto, è stato tracciato dalla famiglia Moratti, altrimenti credo che l'Inter è così, diciamo, conosciuta a livello internazionale, non avrebbe potuto trovare. Per cui faccio un disco anch'io ai complimenti del sindaco e di tutta la comunità di Somma nel ringraziare la famiglia Moratti, qui rappresentata dal presidente, dal signor Mili e da Vidi, e devo dire che veramente è un momento toccante per me essere qua e partecipare a questa cerimonia nel nome dell'Inter, nel nome comunque della continuità. Grazie. Mi sembra un minimo, poi le consegnerò uno a testa, perché grazie mille. Questo lo sappiamo, però vedo già che cosa mi cosa funziona quando si riesce a suonare. Chiamala così, e poi dovete sapere che tutti gli anni, il 2 giugno, quando c'è la festa della Repubblica, celebriamo anche il battesimo civico dei nostri 18 anni. E allora regaliamo tre doni. Prima naturalmente la Costituzione, poi il tricolore e poi facciamo realizzare una grafica d'arte che la tua limitata solo per quella. Quella dell'altra, e poi ne teniamo alcune copie, particolari sono in chiamare, non ci sono dalle altre, per quando vengono trovati la Costituzione. E allora E ce n'è una che ci sta particolarmente a cuore, che racchiude un po' molti dei simboli della città di Somma Lombardo. Sono i tre leoni, la città dei tre leoni. Somma Lombardo, la via del Pan Perduto costruita dall'ingegner Di Lorenzi nella seconda metà del Novecento, che dà via poi i grandi industriali, i grandi Di Lorenzi, quindi una cosa importante, e poi un cielo stellato e il motto di Somma Lombardo, che è Summa Sidera Celsa Petita, che ci piace citare, come dire, nella persona che dice Somma guarda le stelle del cielo, le altre stelle, cioè è un invito davvero, come sempre, a dare il meglio. Come anticipato dal sindaco, è stata una ricerca non facilissima, perché abbiamo dovuto interpellare l'archivio della parrocchia, insomma l'archivio comunale. Per questo però ringrazio il assessore Valenti, perché tutti i dipendenti comunali che hanno avuto molta pazienza nel seguirmi, così come l'archivio della parrocchia. I documenti raccolti che sono all'interno di questo libro sono tutti documenti ufficiali, non c'è nulla di sentito dire. È tutto ufficiale, tutto documentato, e sono documenti che testimoniano, al di là insomma chiaramente della nascita insomma di Angelo Moratti nella Pia Somma il 5 novembre del 1909, ma abbiamo trovato anche altri documenti. Abbiamo trovato il certificato di battesimo, l'atto di nascita e il certificato di matrimonio dei nonni, dei genitori di Angelo, esatto, e tutto qua. Oltre a questo, nel libretto c'è anche un po' la presentazione di com'era Somma all'inizio del Novecento, con le prime, diciamo, fotografie un po', insomma, che spiegavano un po' com'era, c'è un racconto insomma, di com'era anche l'idea di Somma in quel periodo, e quindi insomma ci faceva piacere, perché era giusto che un
un personaggio così importante, non solo in Roma, non solo per l'Inter, insomma, un personaggio così importante per l'industria italiana avesse un piccolo riconoscimento e che anche la città di Roma in qualche modo emergesse in questa cosa. Quindi ci fa piacere donare alla famiglia Moratti questo libretto da parte non solo dell'Inter Club, ma è un po' da parte di tutti, insomma, da parte di tutta la comunità e poi diciamo che questa settimana essere interisti. Come diceva qualcuno sicuramente più importante di noi, certi giorni doveroso, in certi giorni è meraviglioso essere interisti. Poi il Presidente, se mi permette, il suo compleanno porta anche una certa fortuna all'Inter, perché nel 2009 abbiamo vinto uno scudetto senza neanche giocare perché il Milan perdeva Udine, nel 2010 l'abbiamo vinto a Siena e l'altra sera abbiamo rimesso le cose in chiaro nella città di Milano. Dopo l'anno scorso qualcuno si era montato un po' alla testa, quindi direi che se si può parlare anche con la UEFA e con la Lega il 16 maggio, se si può giocare sempre, non sarebbe male. Detto questo, noi abbiamo presentato un po' il libro, quindi niente, è un regalo da parte di tutta la comunità. Vi prego non mancate perché dovremo fare una bella festa, perché 60 anni sono importanti.
e noi ci teniamo che la famiglia Moratti, il dottor Marotta si saranno presenti. Ecco, ci fate questa promessa. Ecco. E poi il mio orgoglio, adesso lo dico, quest'anno faccio 25 anni di presidente dell'Interclub. Grazie ancora di cuore a tutti, grazie.